Ecco, lei ha letto l'intervista del professor Locatelli che oggi sul Corriere della Sera raccontava a Margherita De Bac che la percentuale di stranieri che arrivano infetti è non più del 2-3%, mentre invece la percentuale di contagi che arrivano ai turisti oscilla fra il 25 e il 40. 40%. Perché è così affezionato all'idea degli extracomunitari se i numeri sono questi? No, io non sono affezionato a nulla, mi spiace che lei faccia una domanda così fondata sulla sabbia. I Io ho numeri citato dicono che la un'intervista. maggior parte dei contagi. Numeri, dati. Numeri. No, ma mi scusi, lei dice che io sono affezionato all'immigrazione. Lei sarà affezionato a chi ritiene di essere affezionato. Se l'immigrazione clandestina è un problema in Italia, io lotto per risolvere questo problema. Se tre minorenni non accompagnati hanno stuprato una ragazzina a Lignano Savviadoro e sono tre minorenni che sono arrivati dall'altra parte del mondo e sono in Italia a spese nostre, non è un problema di Salvini, è un problema di 60 milioni di italiani. Quindi, se ne sbarcano 400 al giorno, è un problema sociale, economico e sanitario. Se a Treviso, nella rispettosa, civile, educata e distanziata Treviso, il focolaio è nella caserma che ospita gli immigrati da tempo, evidentemente non è un problema di Salvini, abbiamo già i nostri problemi. Se non ci facciamo carico anche dei problemi e dei contagi del resto del mondo, è meglio, perché purtroppo gli ultimi focolai in Veneto, in Campania, in Sicilia, in Puglia sono legati all'immigrazione. No, certo, io però le ho citato questo dato. Secondo il professor Locatelli non è sabbia, è un professore che fa parte del Comitato Tecnico Scientifico. Il 3%, da fra il 3 e il 5, guardi, c'è anche la grafica, arrivano dai Di coloro che migranti e fra il sbarcano, gli altri 25 e sono il immigrati 40 residenti in Italia. arrivano. Che cosa? Quindi o contesta questo No, ma mi dato o lo scusi. sottoscrive. No, ma quindi secondo lei possiamo far sbarcare la No, no, qualunque, no, no, chiudiamo le sto discoteche, dicendo che apriamo i lei. porti che non è un problema. No, sto dicendo che l'origine No. del contagio è diversa rispetto a Cioè, quello che lei ha indicato nelle percentuali che si abbiamo detto. infettano nei centri di accoglienza, dice Locatelli nell'intervista che ricordava Telese. Si infettano nei centri di accoglienza per via della E promiscuità. aggiunge, se lei riportasse l'intervista per intero, che gli stranieri già in Italia sono parte integrante del contagio per circa un terzo, perché le interviste si riportano Sì, certo. totalmente, non solo per i Però pezzetti che fa per comodo a stranieri qualcuno. si possono intendere quelli anche extra UE, quindi non soltanto tunisini, magrebini e quant'altro, ma Sì, stranieri parla ai tout turisti court. certo, gli Stranieri che svizzeri. arrivano. Il nostro Stranieri problema sono tout gli svizzeri e i court. Anche i canadesi. francesi, Il anche virus in i Italia lo portano gli svizzeri e i canadesi. Anche gli svizzeri avranno il Covid, caro Salvini, però non glielo auguriamo Non ovviamente, ce ma l'hanno solo ci gli sono, africani, non ce l'hanno malgrado solo quello gli che lei africani, pensa. ecco, questo. Comunque, professor Allora, Crisanti, Crisanti, poi ritorniamo ma su. mi scusi, ma perché? No, ma perdoni, No, ma io per le carità, rispondo ma. perché poi ci sono problemi economici, sociali, ma mi permette di dirle che è fastidioso nei panni di un telespettatore sentire uno dei due conduttori super partes che dice il virus non ce l'hanno solo gli africani, malgrado quello che lei pensa? Quello che penso io lo decido io. Il virus colpisce bianchi, neri, gialli, verdi, italiani e africani? Perfetto. Sto semplicemente dicendo, e penso di poterlo dire senza che nessuno ironizzi in maniera sciocca, che far sbarcare fra luglio e agosto più di 10.000 clandestini in Italia non aiuta né socialmente né sanitariamente. Posso pensare che aver chiuso i Assolutamente porti per sì. me è stato un merito, anche se andrò a processo, senza sollevare ironie di No, no, nessuno? non c'è Tutto ironia. qua, Abbiamo col sorriso sulle semplicemente. labbra. Abbiamo Bene. entrambi, semplicemente, non so se super partes, ma super sicuro, ricordato semplicemente che Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico ha fatto una notazione numerica sulla questione degli sbarchi. Tutto qua, tra il 3 e il 5%. Può piacere o non piacere, però è così. Poi, dopodiché, per carità, seguiranno anche altre analisi. Il numero di però si può dire che Locatelli dice la sciocchezza, eh. Se lei lo ritiene, lo può dire, figuriamoci, non c'è problema. Allora.